torna la calma nel centro di prima accoglienza di Cona, nel Veneziano, teatro di una protesta dei migranti che la scorsa notte si sono barricati in alcuni container e hanno bloccato all'interno 25 volontari, poi liberati. I disordini erano scoppiati a causa della morte improvvisa di una giovane donna della Costa d'Avorio in attesa di una risposta alla domanda di asilo politico. L'autopsia ha in seguito rivelato che la donna è morta per una tromboembolia polmonare, del tutto escluse ipotesi legate a fatti violenti o a malattie virali contagiose. Il ministro dell'Interno Minniti ha disposto il trasferimento di circa 100 migranti attualmente ospitati nel centro in strutture presenti in Emilia-Romagna. Le operazioni di imbarco sui due pullman si sono svolte senza problemi. Dopo la rivolta esplode nuovamente la polemica politica sulla gestione dei profughi. Le parole più dure sono quelle che arrivano dalla Lega con Matteo Salvini che invoca espulsioni di massa. Sir, every day full water. We don't drink water, school. School, we drink water. Morning, go wash hand, full water. Maybe you want to bath, full water. Every day, full water, school.